Questo capriolo maschio è appena arrivato, ha subito anche lui un incidente automobilistico, si pensa, ha un trauma cranico, è ancora in uno stato stuporoso e non sappiamo, la prognosi resta riservata per quello. Poi ha una frattura un corno che momentaneamente l'abbiamo fissato al corno sano in modo da non creare dolore all'animale. E purtroppo anche delle fratture mandibolari, come abbiamo verificato in radiografia. Purtroppo ha subito un colpo durissimo. Speriamo davvero che ce la faccia. Io non so più come dire agli automobilisti di guidare piano. Gli animali attraversano la strada e possono morire se vengono investiti. Fortunatamente deglutisce il cibo liquido per erbivori che stiamo somministrando, verrà operato appena riprende le funzioni cerebrali in modo normale, verrà operato dal dottor Snyder. Questo povero capriolo è stato probabilmente investito da un'auto, ha riportato una frattura del corno e questo è il danno minore, ma purtroppo la frattura dei due rami mandibolari. E quindi non riusciva più a far presa con la mandibola. A questo punto ne abbiamo inserito due fili di Kirchner per riallineare i due rami rotti e adesso speriamo in una convalescenza con successo. Ora sta molto bene, quindi lo vedete già in una situazione rilassata, presto potrà andare in una zona di reinserimento in natura, mentre l'altro, più spaventato, è arrivato da pochissimo. Questo è il corno che ha perso in seguito anche lui ad un impatto con un'automobile. Riteniamo che sia rimasto in stato di incoscienza per diverso tempo, poi è arrivato qui al CRAS e ancora ci sono voluti giorni prima che riacquisisse ad esempio l'equilibrio, prima che restasse nuovamente in piedi sulle zampette. Ora lo vedete laggiù insicuro, però cammina. Io voglio tranquillizzare i nostri telespettatori che il palco, e quindi è questo il nome delle corna del capriolo come del cervo, in ogni caso cade una volta all'anno a questi meravigliosi animali e poi si riforma. E quindi il fatto che loro oggi abbiano solo due corna in due non sarà mai un problema, perché anche l'altro cornino a breve cadrà e poi ricresceranno insieme. E vorrei dirvi che vedere queste due bestioline che stavano morendo per colpa dell'uomo, che come sempre guida troppo veloce, che non si cura degli animali che attraversano la strada, averle curate così tanto tempo, ma oggi trovarle in questa condizione positiva, mi fa davvero felice. Sono altre due vite salvate, non è vero Stella? Sì mamma, io mi sono davvero affezionata a questi due capriolini e non vedo l'ora di liberarli nel bosco. Beh, vedendoli così, credo che non mancherà molto. Ed eccoci dai nostri due meravigliosi capriolini. Guarda Stella, sono guariti benissimo. Mamma, come sono emozionata che li andremo a liberare nei boschi. Se penso quanto mi sono dedicata quando li ho aiutati, prima di andare a dormire il mio pensiero era sempre rivolto a loro. Lo so Stella, è vero, anche perché guardate questi musetti, ma come si potrebbe non perdere la testa per loro? Allora, piccolini, siete pronti? State per vedere un bosco meraviglioso. Te l'avevo promesso che ti saresti rimesso e liberato nel bosco. Naturalmente, siccome loro oggi sono comunque due caprioli fragili, non li porteremo nei boschi all'esterno del CRAS, perché non avrebbero tutele, ma li libereremo nella nostra tenuta, nei nostri boschi, così non incontreranno cacciatori, non incontreranno nessuno che farà loro del male. E avranno tutta la pappa che vogliono. E anche le nostre coccole.